sul canale. Se ancora non eravate iscritti, vi ricordo che siete solamente dei poracci. Poracci. Poracciuracci. 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 Mi raccomando, andatevi a iscrivervi al canale e andatevi a seguire pure su Instagram, perché il Vangelo se legge tutto, non se legge solamente a metà, ve lo dico sempre. Era un fatto che non mangiavo il sushi, ho deciso di piamme e il sushi per parlare, che poi è molto coerente con quello che vi voglio raccontare oggi, ma vabbè, ci sono altri dettagli. Intanto andiamo a versare qualche gorgia di salsa di soia nel recipiente che uso io. Volevo fare uno story time e ho deciso di fare uno story time diverso rispetto agli altri. Vi ho sempre fatto story time riguardo delle mie esperienze tragicomiche e ho deciso oggi di parlarvi di una decisione tragicomica che ho preso io invece nella mia vita. Quindi per questa volta la vita non me la sta rovinando nessuno se non me stesso. Non che le altre volte sia proprio così diverso d'altronde, eh? Perché vi volevo dire che sì, l'ho fatto. Mi sono segnato in palestra. Ma mi mangio comunque il sushi, lo so che sto mangiando, ma vi consiglio di non mangiare e di non bere, perché il video che seguirà avrà dei contenuti video e audio di come sta andando la mia palestra. Non siete pronti psicologicamente. Ho preso solamente due cosine al volo di sushi, che sono sashimi al salmone, che è l'unico sashimi che mangio perché a me il tonno crudo non mi piace, e gli ebiten, che sono quelli col gambero fritto all'interno. Io mi sento male, potrei anche morire per questi. Sto morendo di fame ed è anche tardi, quindi ce va di caso. Ma cominciamo. Questa va a casca. Noi vedete sempre magna, e oggi ovviamente non è che faccio una cosa diversa, perché anche oggi su. Tanto male, tanto male. Ogni volta la gente mi dice: come fai a mangiare così tanto e ti ingrassi manco del 0,4 etti? Oggi vi rispondo. In realtà ho risposto pure nel video in cui leggevo le cose che pensavate di sapere su di me, che se ne avete visto ve lo lascio qua sopra. Ciao. Diciamo che ho un metabolismo molto molto veloce, ecco. Praticamente della stessa velocità con la quale gli uomini entrano ed escono dalla mia vita rovinandomela completamente. Uccidetemi adesso, voglio morire così. Oh no! Io che cerco di salvarmi dalle mie responsabilità. Quindi ho un metabolismo molto veloce e la gente che mi vede mangiare, vedete quanto mangio, perché soprattutto se mi seguite su Instagram io sto sempre a mangiare, poi comunque stanno tutto il giorno dentro casa, cioè la dispensa sta là, è la sicurezza, che fai, che mi dai un'occhiata ogni tanto e te cepi qualcosa, mi pare ovvio. Cioè mi sono ingrassato pure io, non si vede, perché ragazzi, alto una quaresima, essendo alto 1,92 m, diciamo che distribuisco bene il peso, ma vi giuro che io quando esco dalla doccia mi vedo nudo e mi via un corpo, cioè c'è tipo un collasso dei muscoli, vorrei morire in quell'istante. E sono arrivato in un punto in cui non, cioè nel senso, non mi piacevo più. Diciamo che la cosa che mi ha salvato da tutte quante queste relazioni tossiche e nocive che mi hanno rovinato la vita è che mi amo tanto come persona, cioè mi sono sempre amato tanto, ed una delle cose che mi salva di più è proprio l'amore verso me stesso, quindi capite bene che... Cioè io già amo me, amo il cibo, non posso mangiare un'altra persona, cioè matematicamente non si può fare. Una delle... Diciamo che l'ultima attività fisica che io abbia mai fatto negli ultimi 5 anni era semplicemente quella di alzare il culo del letto, arrivare alla dispensa, prendere qualcosa dalla dispensa, però poi prendevo pure le cose dal frigo, quindi insomma comunque camminavo, cioè non è che è stato proprio fermo. Però diciamo che sto 5 anni che non faccio palestra, non faccio niente. In più a me la palestra non mi è mai piaciuta, raga. Cioè a me la cosa è che devo star là a alzare i pesi. Io sono abituato ad alzare i barattoli di Nutella, capite? Con i succhi di frutta, cioè alzare un peso vuoto del 2 kg, cioè io mi sento un po' in difficoltà, ma mi credete? E non mi è mai piaciuta perché la palestra per me è sempre stata una cosa veramente troppo statica, che era piena di soggetti, di questi uomini pompati che ti guardavano e ti dicevano e ti facevano e ti facevano sentire in difficoltà per il tuo fisico molto poco muscoloso. Tanto voi potete pure alzare i pesi, ma voi non gliela fate a mangiare 8 crepe in 10 minuti, eh? Io sì, belli! So talenti! E a me quindi la palestra non mi è veramente mai piaciuta, non l'ho mai fatta perché proprio la cosa della palestra, cioè... proprio no! Ho fatto però una cifra di sport, ho fatto danza, ho fatto karate per pochissimo tempo, ho fatto basket per poco tempo e poi ho fatto pallavolo a livello agonistico, professionale, eccetera, eccetera. Non faccio più niente da più o meno 5 anni da quando ho lasciato pallavolo. E ecco, diciamo che... il primo giorno da palestra è stato un po' complicato, ecco. Pausa apprezzamento C. Bello de papà, vieni qua, vieni. Ma chi ci rinuncia a mangiare? Ma chi? Io e mia cugina abbiamo preso la decisione di andare a segnarci in palestra insieme, perché magari insieme, sai, te motiva.
Non sembri uno psicopatico quando guardi gname che ti passa davanti, ma comunque te ce guardi in due, cioè poi fate finta un attimo di guardare dietro, capito? Cioè, da ambastisci. Anche perché veramente ero arrivato ad un punto in cui non mi sentivo proprio a mio agio col corpo. E mi piace magno una cifra, magno di tutto, ma l'amore verso me stesso viene prima dell'amore per il cibo. Basta! L'ho detto l'altra voce a meno. Voglio bene comunque. Va bene comunque, vedo qua. E quindi ci siamo segnati in palestra. Una palestra che, detto molto sinceramente, non mi è costata poco. Anche se ho pochi soldi, i pochi soldi che uso so per le priorità. Per me c'è stata delle priorità e io sono la mia stessa priorità. Io altrimenti quest'estate, raga, ero arrivato ad un punto in cui quest'estate io non volevo andare male, perché non, cioè, non mi piacevo fisicamente. E quindi mi sono rimboccato le maniche e abbiamo iniziato palestra. Adesso arriva la parte divertente. Perché ovviamente con la palestra io il primo giorno che il personal trainer ci ha fatto la scheda a mia cugina, gli ho detto: senti, te parlo molto chiaramente. Io ho detto, io magno tanto e magno forte. Però c'è il metabolismo veloce, cioè nel senso consumo una cifra e cago almeno 3-4 volte al giorno. Lui è scoppiato a ridere e mi ha detto, guarda, e vi dico come tips and tricks anche a voi, mi ha detto, se tu vai tanto al bagno è perché magni tanto, quindi il tuo organismo, il tuo metabolismo sono abituati che consumano tanto perché gli dai tanto. Quindi non è vero che dobbiamo mangiare poco, perché se mangiamo poco diventiamo stitici, quindi raga, mangiate tanto che così andate al bagno, eh? Io dico sempre che bisogna mangiare tanto, eh? O dico. Ciao amori, la pillista, i dolori. Io ho tanti dolori, amori. Mi sono sicuramente ingrassato, però comunque so secco, non ci ho mai avuto manco mezzo muscolo. Forse l'unico muscolo che io ci abbia mai avuto è il culo. E devo dire che fortunatamente non ci ho mai avuto una botta di culo nella vita, però il culo, quello l'ho sempre avuto fortunatamente. Ma il resto, raga, tragico. Cioè, c'ho i capezzoli che mi arrivano praticamente all'ombelico, c'ho le braccia che parano tipo quelle di polli che se mangia mia nonna a pranzo ogni domenica. Proprio non mi vale il caso. Poi dovete sapere che sono una persona molto pudica. Io ci sono due momenti della mia vita che devo passare da soli. Sto sempre in mezzo alla gente, però ci sono due momenti della vita che io devo stare da solo. Devo stare con calma. Quando cago e quando mi faccio la doccia non ci deve essere manco l'anima di un morto vicino a me. Tipo i fantasmi che mi guardo sotto la doccia che canto e faccio i concerti e gli shampoo. Oddio, un poltergeist! Adesso ovviamente immaginate me con sta faccia in uno spogliatoio pieno di uomini nudi. Me volevo uccidere, anche perché mi sento in difficoltà. Non mi piace, cioè mi dà fastidio con tutte queste protuberanze che si muovono in giro. Mi sento male. Mia madre e mia sorella lo sanno. In 20 anni di vita non c'è stata una volta che io stavo a cagare al bagno, loro entravano e io urlavo come un pazzo psicopatico, sociopatico, maniaco. Se io sto al bagno è facile, non c'è di sto a te. Ovviamente in palestra ci vai con l'outfit top, perché non esiste che tu in palestra ci vai brutto. Non devi essere esagerato, ma non devi essere manco scacciato. Cioè, voglio dire, non sia mai che ci sta lo gname che entra e te guarda. Te devi essere pronto psicologicamente a girarti e sentirti confidente con te stesso e il tuo outfit e farti: ehi, bel maschione, ciao amori. Quindi entriamo ufficialmente in palestra e iniziamo il nostro allenamento. Dico soltanto che dopo il primo metà esercizio mi stavo sentendo male, i miei muscoli stavano collassando, anche le mie sinapsi. Io non ce la stavo piangendo, non respiravo, stavo avendo un attacco di panico. Ho iniziato a gridare, volevo che qualcuno mi portasse un croissant, crispy mac bacon e una maionese del McDonald's. Non ce la stavo veramente. La cosa divertente di questa palestra è che è una palestra abbastanza anche high chic, quindi una palestra molto bella dentro, molto grande, dove ci vanno tutti quanti quelli un po' più ricchi di zona. Infatti mi sento assolutamente mi sento proprio, non faccio parte di quel mondo, cioè mi sento veramente fuori contesto. Comunque l'ho scelta perché è una bella palestra, è una buona palestra soprattutto, e sinceramente una volta che devo investire sul mio fisico lo faccio fatto bene. Il problema di quella palestra è che proprio ci stanno queste persone. Per chi mi segue da veramente tanto tempo lo sa, perché ci feci anche un video dalle elementari fino alle superiori addirittura. Insomma, sono stato molto bullizzato, eccetera eccetera, no? Perché comunque voglio dire, non che sia comunque una giustificazione a bullizzare una persona e a farla diventare psicopatica mentalmente, però vabbè. Io che mangio le lingue di tutti quanti i miei hater e le persone che mi hanno bullizzato nella vita. Non sanno proprio di niente, come il vostro cervello. E questa palestra è piena di tutte quante le persone che alle medie mi hanno bullizzato, ma bullizzato pesantemente. Pensate che non c'è sta persona della quale vi parlo, però per farvi capire gli aneddoti, a me, prima media, passammo per un parco e mi iniziarono a lanciare le patate da un balcone, perché come senso metaforico non mi piacevano e questi me le davano mette in testa e mi lanciavano le patate. Ma le patate, quelle patate, avete presente? Le patate. Insomma, è pieno di sta gente che mi prendeva in giro, ma regà, proprio, cioè la soddisfazione
pensa che a me non me ne frega proprio niente, perché io belli ho pagato. Non lo faccio spesso, non pago mai perché non c'ho mai la per pagare niente. Però una volta che ho pagato, state sicuri che io di questo servizio ne usufruisco il più possibile. Fatemi sapere sicuramente se vi interesserebbe vedere un video di me in palestra divertente, perché mi sto cercando di inventare qualcosa. O comunque lasciatemi qui sotto nei commenti delle vostre idee di video che potrei fare in palestra. Perché raga, vi giuro che io in palestra faccio troppo video. Guardatemi. Ancora non ho ben realizzato che veramente vado in palestra. Non ci posso credere che ho fatto sta roba. Non ci posso credere. E quindi insomma, ci stanno tutte quante queste persone che sì, non mi fa piacere averci intorno, però veramente sono proprio superiori, perché penso che io ad oggi sono una persona sicuramente molto migliore rispetto a quella che sono loro, grazie anche a quello che mi hanno fatto passare. Io sta l'amori, io diventa più bella di voi, io diventa un signori. Infatti la cosa che io subito ho capito in palestra è che anche io ogni tanto mi sento un po' in difficoltà, perché ci stanno tutti quanti questi fighi, ci stanno tutte persone comunque con un bel fisico eccetera eccetera, però là stiamo tutti quanti con un obiettivo comune. Cioè tipo io ogni tanto mi sento in difficoltà a alzare un peso, perché io alzo tipo pesi di 2,5 kg, perché raga, cioè voglio dire, guardate che braccetto che ho. giusto riesco a alzare questi, nient'altro. Anche persone che stanno dato il fisico migliore e più bello del mondo stanno là perché continuano a migliorarsi e vogliono vedersi sempre migliori. Quindi alla fine, se lo fate, uniamoci tutti quanti insieme. Ditemi chi sta a fare palestra, chi fa già sto percorso. Ho bisogno di sostegno emotivo, economico. Cioè nel senso, se mi volete pagare qualche lana, a me schifo non mi farebbe. Ma poi non sapete quanti anni mangiare per sushi. Vabbè, il succo del discorso è che comunque io sto anche, cioè nel mio, aspetta come mangiavo prima, sto mangiando molto meglio, mangio comunque tanto, ogni tanto mi permetto le schifezze, ma perché raga, cioè tanto consumo in fretta, vado in palestra, ogni tanto me lo posso permettere, sgarà, no? Poi che ogni tanto vuol dire almeno 5 volte al giorno, ma niente, cioè, se ognuno le cose sono diverse, no? Oddio, mi viene da piangere, ho già quasi finito tutto. Oddio. Ovviamente poi per non avere la minima età di che cosa vuol dire essere per me e mia cugina in palestra insieme. Cioè, ragazzi, figure di merda su figure di merda che non avete proprio la minima idea. E quindi niente, non mi sento, cioè, sto cercando di mangiare in maniera più regolare, di migliorare leggermente la mia alimentazione. Però fortunatamente sono una persona che c'ho la bocca di rosa, come dice mia madre, perché a me piace mangiare e mangiare bene, quindi mangiare le cose buone buone. Però mangio tutto, cioè mi piace la verdura, mi piace tutto. Quindi non ho... anche prima che non facessi palestra, se a me ai 5 di pomeriggio mandate a fare la pizza, mi facevo la pizza. Se invece mandavo di mangiare 2 kg di piatta, ma la mangiavo. Cioè io quello che voglio mangiare, ma lo mangio tranquillamente, non mi faccio scrupoli, non mi faccio problemi. E infatti il risultato è questo qua, così qua, via. Però ecco, se avete qualche consiglio su come riuscire a rinunciare a mangiare alcune cose, io ci sto provando. Non ci sto riuscendo, non ci sto riuscendo minimamente, però ci sto provando e sono abbastanza contento anche del fatto del mio poco impegno, che ci sto veramente provando tanto. Cioè ho un obiettivo e lo voglio obiettare, ho una meta e la voglio intera. E niente, ho voluto fare questo video veramente per aggiornare le persone che non mi seguono su Instagram, che so comunque delle polacce, veramente vergognatevi. Perché chi mi segue su Instagram si sta vivendo praticamente ogni allenamento che faccio insieme a me e si diverte insieme a me, ecco, così diciamo, si diverte insieme a me. Ultimo momento, apprezzamento cibo. Finto bene, bene. Un orgasmo puro di felicità. E quindi niente ragazzi, questo era il video di oggi. Spero che in realtà vi sia piaciuto. Non ho mai fatto un video del genere in cui chiacchieravo e basta, in cui vi aggiornavo sulla mia vita. In più ho pensato proprio quanto è paradossale che Kanye Ruiz si è messo a fare palestra. Veramente, ancora devo realizzare bene pure io, perché ci ho creduto tanto. Cioè è stato un po' complicato. In ogni caso, che voi siete grassi, che voi siete magri, che voi siete sovrappeso, che voi siete sottopeso, la risposta è sempre il cibo. Magnate, perché magnà è la cosa importante. E soprattutto piacesse. Se voi vi piacete così come siete, fregatevene di quello che vi dicono gli altri, perché solamente nel momento in cui non piacete a voi stessi, allora là vi do il permesso di apportare modifiche alla vostra vita. Se gli altri vi fanno venire complessi, non li dovete ascoltare, perché l'unico complesso che avete voi sono gli altri. Sono proprio un poeta. Quindi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di andarmi a seguire su Instagram, perché sì, mi dovete andare a seguire su Instagram. Adesso io me ne vado invece di là a mangiarmi il dolce, perché ovviamente che fai il dolce ci rinunci, ma assolutamente no. E tra poco devo pure andare a palestra. Oddio, mi sento male. Non ce la faccio. Kevin, come sta andando la seconda settimana di palestra? Ecco. Dai, però adesso vado di là che mi vado a premiare, perché comunque dopo devo andare in palestra, quindi ora mi vado a premiare mangiando un altro bel po' di roba.